dove c'è passione. È lo slogan DLR, azienda italiana che nell'arco di poco più di 20 anni si è saputa affermare come leader nella produzione di striscioni e prodotti pubblicitari nel mondo dello sport, non solo in Italia, ma anche all'estero. LR nasce nel 1992 proprio dalla passione per il ciclismo e per lo sport del suo fondatore, Gianluca Rota, che unendo passione alla capacità di innovare ha determinato la chiave del successo dell'azienda. LR inizia la sua attività con la produzione dei primi striscioni in tessuto non tessuto, il cosiddetto TNT, a modulo continuo, allora praticamente sconosciuti sul mercato italiano. Grazie ai grandi eventi legati al Giro d'Italia e una mirata azione di marketing, il nuovo prodotto pubblicitario LR ottiene un grande successo e incontra una vasta diffusione nel mondo del ciclismo, che successivamente si estenderà a tutto il mondo dello sport. In pochi anni gli striscioni in TNT subentrano nelle loro varie applicazioni ai prodotti pubblicitari più tradizionali, affermandosi come i materiali più performanti per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. In particolare, la rapidità e la qualità della stampa sul tessuto in TNT migliorano sensibilmente, permettendo di realizzare prodotti sempre più adatti alle esigenze dei clienti. I continui investimenti in ricerca e sviluppo sui materiali e la produzione di tessuti adatti ad ogni tipo di impiego, nel corso degli anni portano LR a creare prodotti innovativi e diversificati, che oggi sono richiesti nei più importanti meeting internazionali di ciclismo, mountain bike, motocross, supermotar, sci, corsa campestre e atletica leggera. La massima flessibilità nella produzione, che spazia dalle piccole alle grandi quantità, una grande esperienza nella progettazione grafica, sempre creativa, la rapidità nel realizzare e consegnare i prodotti e l'assistenza continua al cliente sono tra i punti di forza di questa azienda che innumerevoli società nazionali e internazionali dal marchio prestigioso hanno scelto per le loro pubblicità. Nella sede produttiva LR di Alzano Lombardo vengono progettati e realizzati un'ampia gamma di prodotti completamente personalizzati per il cliente. Dagli striscioni e standard pubblicitari ai prodotti della linea Easy Relax e Easy Cube, poltrone puff e a forma di cubo personalizzati su ogni lato, i pettorali e dorsali da gara, le borse in TNT, i tappeti e gli zerbini della linea Easy Carpet, le fettucce e i nastri segnapercorso, le maniche a vento, i gonfiabili per eventi e manifestazioni. I gazebo pieghevoli LR possono essere utilizzati sia all'esterno che in luoghi chiusi, poiché il tessuto di cui sono composti è idrorepellente e ignifugo classe 1. La struttura pieghevole è in alluminio con una sezione da 40 mm che ne garantisce la massima affidabilità e durata nel tempo. Grazie alla stampa in digitale ad alta risoluzione, il tetto, le mantovane e le pareti delle tende professionali LR sono completamente personalizzabili. I gazebo pieghevoli LR si aprono in pochissimi secondi, consentendo un rapido e veloce posizionamento. Uno strumento molto efficace nel comunicare il messaggio promozionale è la bandiera Easy Flag. Utilizzabile in tutti i possibili contesti, dagli eventi alle manifestazioni, occupa poco spazio, è trasportabile ed è facile e veloce da montare. Oggi siamo entrati da LR che ci ha aperto le porte della produzione per vedere come si realizza una bandiera Easy Flag. Tutto inizia con lo studio e lo sviluppo di un progetto creativo. Si parte dalla scelta dei materiali e dei colori che verranno utilizzati per la realizzazione del disegno grafico al computer. Poi si procede al posizionamento ideale sulla bandiera e il dimensionamento ottimale di scritte, loghi e grafiche in proporzione alle dimensioni della bandiera. Il bozzetto grafico così ottenuto viene utilizzato per creare l'impianto che servirà per la stampa del modello sul tessuto. L'ordine viene acquisito e inserito al computer e i dati digitali vengono trasmessi e stampati su carta utilizzando macchine specifiche ad alta definizione. I colori sono costituiti da pigmenti selezionati di altissima qualità che migliorano la penetrazione dell'inchiostro nel tessuto, conferendo vivacità e brillantezza oltre che stabilità del colore nel tempo. Alla fine del ciclo di stampa, attraverso una calandra, con un processo di sublimazione, i disegni vengono trasferiti su di un tessuto in poliestere nautico, ignifugo, idrorepellente e resistente ai raggi UV. I rotoli di tessuto stampato vengono trasferiti al banco di taglio, dove inizia la prima fase di divisione delle parti principali della bandiera. Si posiziona una dima di riferimento e dopo aver ottenuto la misura precisa, si segnano le parti da tagliare e si procede così alla rifilatura delle sezioni curve e degli orli della bandiera. La bandiera è ora pronta per essere assemblata in tutte le sue parti. Viene cucita una fascia in tessuto poliestere nautico per l'alloggiamento della struttura portante in alluminio rinforzato.
Questa fascia serve ad aumentare la resistenza, la durata e a mantenere una tensione sempre ottimale. Nelle asole in cima e alla base si applicano dei rinforzi interni in nylon e si applicano le fibre di fissaggio. Per essere sostenuta, la bandiera ha bisogno di un palo struttura. I tubi in alluminio rinforzato del diametro di 30 mm vengono inseriti in una pressa idraulica per formare una rastrematura conica che serve per l'accoppiamento dei pali. Si eseguono poi i fori per l'applicazione del ponticello di fissaggio delle fibbie e del meccanismo interno di fissaggio in acciaio. Dopo una successiva fase di rifinitura, vengono applicate le etichette che certificano la qualità, la resistenza al vento e la produzione Made in Italy. Rimane solo un passaggio, il controllo di qualità, che riguarda ogni singolo pezzo prodotto in azienda. La bandiera è ora pronta per essere confezionata in una comoda e robusta sacca di nylon, all'interno della quale vengono inseriti il kit del vitone fissatore, il sacchetto che contiene la vela e i pali di sostegno in alluminio. LR, a distanza di più di 20 anni, continua a lavorare con la stessa passione, la stessa dedizione e la stessa filosofia di quando venne fondata. Materiali selezionati, innovazione tecnologica e cura dei dettagli per un Made in Italy di alta qualità, in risposta alle esigenze di ogni cliente.